The summer is magic, oh, oh, oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh, oh, oh. The summer is magic. Ciao, Trento, prova il corridoio a cercare Panico, destro di Fiore! Che gol di Asunción! Bellissima sfida e gara davvero tesissima tra i ragazzi del Real Alessandro e di Mobeghia, un 2-2 davvero molto bello. Poco fa grandissima occasione per il Real Alessandro con Enna che non è riuscito da metri zero, che non è riuscito per l'appunto a mettere il pallone dentro, ma sono tantissime le parate quest'oggi del portiere di Mobeghia della squadra di Mauro, che sta tenendo quindi in vita i suoi, squadra di Marotta, scusate. Quadra è sua, attenzione da Ponte, il tiro dalla distanza intercettato da Starita che la riesce anche a tenere dentro, poi Marotta proprio lui di petto ci prova, un lancio lungo che da Ponte spizza la palla che viene messa fuori. Vediamo a Maurizio il cognome del portiere dei Mobeghio che non ce lo ricordiamo. Lombardi, grazie. Lo Monaco, la palla per Angioletto che la tiene viva, ancora chiuso, lo galvanizzato dalle super partite in A, palla per Pafundi, c'è il fallo proprio Pafundi. Vuole che venga rispettata la distanza mentre lì si fa un simpatico balletto. Vediamo se ci sarà una maledetta di Pafundi. Ma poco che alto, 2 metri quanto tutta la porta. Lombardi posiziona la barriera. Ma proprio Pafundi. Lo schema per Angela. Marotta ancora chiusolo. Rimpallata. Grande occasione. Pafundi con Enna. Prova il numero. Ancora chiusolo. Dentro, troppo lunga per Coninna, davvero grande partita. Lombardi a rilancio lunghissimo da Ponte, lo ferma Chiusolo, grande chiusura di Angioletto e ferma tutto da Ponte per Pocock, pensa al tiro, lo effettua, il gol di Pocock, un missile sul quale Dado, se non andiamo errati, esatto, Mauro. Ci mette le mani ma non riesce a intercettare. Ha una voglia matta di entrare Sorrentino in campo. Ed eccolo che entra. Esce con Enna dentro Sorrentino. Allora vediamo se subito ci proverà. Anzi no, la larga. Allora seguiamo questa attenzione. Adesso lo Monaco rischia di perdere un pallone. Sorrentino è nervosissimo. Lo Monaco per Chiusolo. Prova ad andare. Palla lunga. Non c'è nessuno però. Lombardi temporeggia. Va Sorrentino a fare pressione, l'appoggia Marotta, Marotta prova ad andare, Marotta allarga per Di Mauro, ancora Di Mauro, può anche pensare al tiro, Di Mauro allarga invece per Da Ponte, il no look, lo Monaco ferma tutto, occhio al contropiede, lo Monaco per Sorrentino, il dai e vai che non si chiude, brutto contropiede, Pafundi però alimenta l'azione offensiva, ancora Pafundi, prova ad allargare il gioco, palla che viene intercettata, ci sarà una laterale, l'ultima azione che seguiamo in diretta. Sorrentino e Alessandro ancora in avanti con Sorrentino, allarga per lo Monaco che la mette giù, poi va il tiro, palla alle ortiche, vediamo Moses D'Artagnan, come si chiama Moses D'Artagnan? Lungo lancio, blocca Mauro, ultima azione, lo Monaco, Pafundi, lo Monaco, palla dentro, Marotta, da Ponte, Monaco, lo Monaco, Sorrentino, palla per lo Monaco, lo Monaco fa il 3-3, grande azione del Real Alessandro, davvero bellissimo la sponda col destro, vediamo qui il nostro collegamento, 3-3.
Eccoci con Marotta, accompagnato da due compagni di squadra, assieme a Claudio Mario, portiere della squadra avversaria, protagonisti del... non li conosco. Del 3-3 pirotecnico tra Alessandro e Mobechia, una partita molto combattuta da entrambe le squadre. Allora ci puoi dire se il pareggio finale è giusto come risultato? Sì, è giusto, abbiamo fatto una bella partita e entrambi i portieri hanno fatto belle parate, quindi soprattutto difensivamente avete tenuto bene, arginato le azioni avversarie con qualche innesto che vi ha dato una mano, per esempio inquadriamo qui il nostro Gennaro, hai ragione, scusami, quindi hai regalato una grande prestazione, potresti assicurare la tua presenza anche alle prossime uscite? Sì, vabbè, ho giocato al centrocampo, ho dato una mano anche in difesa, qualche tiro dalla distanza, un po' di fisicità. Spero che questa avventura possa continuare fino alla fine. Senti Marotta, allora ai fini della classifica, a questo punto pensate che questo punto sia più un rammarico per voi oppure un punto sudato e ben guadagnato? No, vabbè, alla fine che è stato un po' di rammarico perché l'abbiamo giocata fino alla fine e potevamo anche vincere con un po' di fortuna in più. Va bene, grazie. Sì, certamente, quello che vuoi. Ragazza, che oggi facciamo tanti auguri. Tanti auguri, grazie.